Ebbene, siamo qui stasera per l'ultima puntata di Cine Video Comics nella bellissima Firenze che oggi ci accompagna e... Abbiamo uno sfondo veramente... Fantastico. Prego, una rosa. No, dai, anche qui, porca miseria. Bella rosa, bella. Rifacciamo, rifacciamo, rifacciamo. In this broken world, it's getting hard to breathe. Time to take control. Qui nella bellissima Firenze a questo punto, io sono Cerbero, come sicuramente mi ricordate nelle puntate, in alcune puntate del Cine Video Comics, e sono qui con due personaggi che avete imparato a conoscere molto meglio di me. Il primo che andiamo ad analizzare è Mr. X, che è qui con noi. Che è qui con noi e è qui con Mr. X. Eccomi. Mr. X. Eccomi. Eccoci qua. Mr. X. Buonasera. Allora, spiegaci un pochino perché tutti i giorni, cioè tutti i mercoledì, i lunedì e le domeniche ti vediamo in televisione. Perché danno le record di Cine Video Comics, vostro programma preferito, e suppongo che sia anche il tuo programma preferito, perché se non è né il tuo né il loro. Hadouken! Hadouken! Nella tastiera. Ma e vai con gli Hadouken, ma senti se... Marchio di fabbrica, gli Hadouken. Ho capito che è un marchio di fabbrica, però proprio qui, nel senso, nella bellissima Firenze, la rovini con fuochi... Ma che? La faccio un pochino più farsesca, un pochino più variopinta, un pochino... Un pochino più hadoukenata. Sì, sì, mettiamo il pepe che manca nel cuore della città. Allora, mi hai detto che Cine Video Comics va in onda il lunedì, mercoledì? La puntata principale va in onda il lunedì a partire dalle ore 15. Subito, cioè prima abbiamo la diretta da quelli delle 12, dove siamo in pillole, io e il mio collega, dove raccontiamo un pochino domande, cose un pochino improvvisate su quello che è il mondo dei fumetti, cinema e videogiochi. E poi la puntata alle 15, in replica poi il mercoledì appunto e la domenica. Perché così ci possono guardare non solo online, ma anche in televisione. E non diciamo nient'altro, ma a questo punto Mr. X, allontanati un attimo e fai venire con noi il nostro, perché per me abbiamo duchenato un attimino in questo momento. Facciamo venire una persona un attimino più pacata in questo momento. Dov'è Bremoul? Dovrebbe essere qui nei dintorni, se non sbaglio. Ovviamente sono qui dietro. Mango. Te puoi anche andartene via, posso andare via? C'è il problema, puoi anche andartene via. Bene, vado a farmi un tuffo in Arno, non si sa mai che diventi un X-Men. E ecco. Tornò con tre occhi. In circa. Potrebbe, è una possibilità molto, non molto remota, ecco. Ti dici cos'è Cine Video Comics? Cine Video Comics è il portale dimensionale che esplora cinema, fumetti, serie TV a confronto con i videogiochi. E quindi niente, è questo. Cioè, così in breve, cioè, tutte prendiamo le volte... prendiamo in analisi un determinato personaggio, sì. E poi... con gli Hadouken della situazione, riusciamo a portare a termine monumentalmente le puntate, non si sa per qual motivo, e poi vabbè, e questo è tutto. Allora, Mr. X è un personaggio, abbiamo cominciato sì, a lui è il caos, io invece sono il perfezionismo, anche se in realtà oggi sono vestito abbastanza asimmetrico, ma questo è per prendere anche un po', prendere in giro chi va a giro risvoltini. Ecco, i risvoltini, anzi ne ho visti dopo. Più ore in 10 minuti stasera che in tutta la mia vita. Allora, definisci Mr. X con una parola. Caotico. Subito così, un'altra parola. Sei già detto, dai. Ok, un'altra parola, bisogna definire un'altra parola. Arrabbiato. Homer arrabbiato. Arrabbiatissimo, direi. Due pregi di Mr. X. Puntuale, a differenza di qualcuno che conosco io. Si sta arrabbiando. Cos'è? Lo stai vendendo sul personale? Assolutamente no, perché okay. La professionalità okay. È un'arte. Allora, quindi dimmi. Puntuale.
puntuale e nerd. E nerd. Nerd. Richiamiamo Mr. X un attimo, perché sul fatto dell'essere nerd ho ancora un altro paio di domande su Mr. X. Okay. Rieccoci. Ecco. Rieccoci, puff, e riappare Mr. X. Tipo, esatto. Un po' le cose mimetiche di Batman quando scompare e arriva. Come era quella? Teatralità e inganno. Ecco, ma sì, ma prendi il microfono quando parti. Ecco. Teatralità e inganno. Lasciamo il microfono a Mr. X, dal quale io parlo ogni tanto. Sì. Allora, essere nerd. Il primo supereroe che ti è piaciuto in vita tua? Batman. Senza ombra di dubbio, Batman. Motivo? Motivo? Non lo so, sono cresciuto con Batman degli anni 60 che passava in televisione ancora su vecchia tele in Monte Carlo. Il ciccio Adam West e il fido Robin faceva battute su battute. Eccoci. E aveva ancora la calzamaglia rossa nei primi episodi e poi era panzuto e col classico costumino grigio e blu. E ricordi l'infanzia, diciamo, per quello. E anche perché mio padre la prima cosa che mi portava la domenica quando rientrava a casa, oltre al pranzo con il pollo arrosto, erano i fumetti di Batman, me ne portavo una settimana. Yeah! Fantastico, ma adesso richiamiamo un attimino, resta qui. Okay. Allora, Bramol, vieni qui che ho voglia di farti un paio di domande, una da una parte e una dall'altra. Allora, innanzitutto il tuo eroe, perché a sto punto la faccio anche io, la domanda. Sembra chiaro. Il mio eroe preferito? Ma è anche io. io. Mr. X arrabbiato. No, a differenza di Mr. X, il mio supereroe preferito è Barman. no, a parte gli scherzi. Io direi anche Batman. Che anche a me garba il Cavaliere Oscuro e sono cresciuto anch'io con Batman. Ma il primo supereroe che ti ha garbato? Perché l'eroe preferito è abbastanza superfluo. Allora, il primo che io abbia mai incontrato, di cui abbia mai memoria, è Wolverine. Wolverine? Perché? Perché l'ho chiesto anche a lui, per cui anche tu c'hai questa cosa. In realtà c'è una cosa un po' anche qui, uno scontro, perché se Wolverine che è anche Thor, quindi sono un po' indeciso, però Wolverine perché è uno dei personaggi che mi ha accompagnato nell'infanzia. E Thor invece sviluppandosi la cosa, mi è piaciuto perché questo personaggio, oltre la portata umana, che in realtà è anche un po' umano lui, quindi c'ha una doppia facciata, quindi se riguarda noi, si riguarda anche l'ultraterreno. Quanto siete nerd da 1 a 10? 9 e un quarto. Io meno. Io sono più un pochino meno, sono sui 7, dai. 7. Accidenti, anche tu sei contenuto. Io sono contenuto perché non ho tanta nozione di videogiochi quanto te, oppure. Vabbè, che c'entra? Però io ho i videogiochi, tu hai il cinema e ci compensiamo sui fumetti. Quello quindi. Infatti dai, siamo 8 tutti e due, dai. Diciamo 8, dai. Diciamo, ma allora cos'è sta patta? Io ho fatto una domanda a uno, tu hai risposto? Vabbè, dai, io rispondo un'altra volta. 8. 8. Come il mio precedente voto del film di Zack Snyder. Non c'è verso. Ragazzi, non c'è verso di fare un'intervista seria a Mr. X. Non c'è verso, anche no, perché se raccontiamo come noi ci siamo incontrati e come è nata questa cosa, poi lì c'è da divertirsi, lì è interessante. Salutiamo chi ti tagga ancora. Saluto Ianco che ci tagga ancora, perché insomma. No, dai, ascolta, un attimino. Mr. X. Cristina. Allora, a parte queste cose che non hanno assolutamente a che fare con il nostro passato, con gente assolutamente conosciuta, né mai incontrata per strada nemmeno una potrebbe volta. Potrebbe essere puramente casuale. Riferimento a persone e cose puramente casuali, esatto. Siete le persone più credibili del mondo, ma ora vi lascio un attimo il microfono, raccontate com'è nato Cinevide Comics. Vai. Interessante. È nato esattamente una sera che sei venuto a ragionare di altre cose, poi un drink tira l'altro. Ecco, appunto. Lei andò a comprare le sigarette perché erano finite e te ci si mise a ragionare su Batman, su cose, e da lì si venne fuori che e poi lei ritornò la bella donna con le sigarette in casa. Abbiamo preso le sigarette e abbiamo continuato a parlare di Batman e di supereroi. Alla fine era quello. Finché poi dopo non abbiamo promosso appunto l'idea di farlo come programma radiofonico ai tempi, no? No, vabbè, è una cosa che comunque ci ha aiutato, perché ci ha aperto la strada. Ci ha aperto la strada e ci ha aiutato come impostare la lezione, a lavorare insieme e a proseguire la strada che comunque siamo arrivati a fare fino adesso, che
stiamo continuando a proseguire. Drink facendo, l'edizione andava sempre un pochino verso quel lungo andare, no? Però infatti abbiamo imparato in televisione esagerare, insomma, non strafare su questo tocca, guarda, avrei molto da ridire, però vabbè. Comunque Cine Video Comics è nato appunto come programma radio, perché è nata l'unione dalle nostre passioni appunto di fumetti, cinema, serie TV e video games. E abbiamo anche detto perché non c'è qualcosa in giro che parla di questi argomenti, che sia diretto un po' a tutti, cioè che non sia propriamente un discorso... Ricordate queste facce, perché futuro bim bum bam... Saremo noi. Va bene, a questo punto arrivo io, perché su Bim Bum Bam devo rientrare, scusatemi, perché adesso c'è. È un programma di punta, ragazzi, cioè, ragazzi. Se non si piglia le cose di punta, no. Ok, vabbè, è un programma di punta, ma era un programma di punta. Ed è per questo che noi lo potremmo rilevare. Esatto. Ok, perfetto. Oh, hanno rifatto il reboot di Superman, noi possiamo fare il reboot di Bim Bum Bam. Ah sì, in effetti. Considerato Zack Snyder, sicuramente, sì. Uno da una parte, uno dall'altra, non so dove lanciare il microfono, adesso lo lancio nell'Arno, almeno sì, torna in tre. No, da notare, comunque... Mega direttore Galattico. No, è un microfono talmente potente, perché è di Teleregione Toscana, non scordate questo logo, perché sennò vi si viene sulla tastiera. E non dimenticate il canale, e se non riaggiornate il digitale terrestre vi vengo io canale a calare. Canale 86 del digitale terrestre. E sei chiaro. Sull'antenna non ve la leva nessuno. Piccioni, poi troverete anche me appollaiato. Vabbè, continua a fare domande a Mr. X, va. Okay, vabbè, io mi riposo un attimo. Cosa faresti se avessi le ragnatele? Se avessi le ragnatele... Beh... Bella domanda. Tutto il giorno a Firenze? Tutto il giorno, sì, arrampicarmi a destra e manca, andrei da qualsiasi parte, andrei in cima ai palazzi, torturerei la gente. Io qui volevo arrivare, perché lei ha detto, Matteo ha detto che rabbioso, quello è vero, io potrei essere lo Spider-Man, quello col simbionte attaccato, potrei essere bene. No, Mr. X sarebbe il perfetto antieroe. Ecco, potrei essere un villain. No, non un villain, un antieroe. Pochino... Perché non potresti fare sia le cose buone e le cose poco raccomandabili. Sì, Bremol, ma vieni qua, non parlare da dietro, vieni con noi. Non parlare da dietro. No, scusate, non era mia intenzione dire queste cose. Comunque, a parte tutto questo, e te invece cosa vorresti fare se potessi volare? Potessi volare? Ma volare alla Superman, non Andrea. Volare era la testa, tutti quelli che non guardano Cine Video Comics. Come te, quello fare? Quello forse è dovevi idea. Scambiare ragazzi, domande. Un minuto di serietà. Ok, vabbè, serietà. Se potessi volare andrei in cima ai monti. È la prima cosa che ma mi non andresti da una città all'altra, un continente all'altro? Può andare in vacanza? No, voglio fare l'eremita, non posso. Ah, okay. E allora cosa? Scegli un potere che ti piacerebbe avere, cioè proprio in assoluto. Eccoci all'acqua. Ma allora, domanda gli ho fatto. Un perfetto nerd ti risponderebbe la vista a raggi X. Puoi immaginare perché. È vero. Puoi immaginare perché. Però se avessi un potere vorrei poter essere degno e sollevare il martello di Thor. E quindi volerei, sparerei fulmini addosso. Tirare il martellare alla gente. Martellare in muso e via. Ok, in questa tranquillità speriamo che non abbiano mai poteri, perché uno picchia la gente per strada e l'altro invece con il martello di Thor saremmo rovinati, mi pare. Immagini poi se voliamo tutti e due, che succede? Oh, santo cielo. E dato che lavoro tutta la settimana, poi il fatto di essere dio del tuono lo esaurirei nel tempo libero. Quindi il sabato e la domenica farei sempre piovere, quindi vostri. Vogliamo due duche a uno per me. Vero, a voglia te poi, se tu gli lanci il tuono, a fare le cosine, i pitti, i risvoltini, queste che giro, ma Tu, Bramoul, che cosa fai? Io schifo. Ecco, io si immaginavo anche questo. Non c'è verso, ragazzi, ci no, sto provando. Dai, insomma, no, nella vita faccio il videomaker e grafico, ho uno studio di videoproduzione grafica a Firenze che si chiama Tutto a 360 gradi. Mettete mi piace alla pagina.
un bel ditone, ma non quello di X. Per no, ah, giusto, giusto, perché Mr. X si è fatto male. Ecco, è il potere della sugna. Mr. X invece te nella vita reale. Che cosa fai? Vuoi veramente lo dica? Nella vita reale, che cosa fai, Mr. X? Faccio un po' di tutto. Faccio un po' di tutto. Faccio il produttore, faccio il rapper, scrivo testi, scrivo musica e faccio il facchino. Ecco, Amara, faccia mia. Lui concorda, ha tolto lo sguardo. Vabbè. Non volevo dire lavoro normale, lavoro. Ma mi sembra anche chi è che faceva il pacchino? Uno di quelli che mi sembra che è morto poco fa. Mamma mia. Sì, lo sai, io porto scuro quando dico se lavorava dove non è. Capisco anche per come possa essere morto. No, un ragazzo che un cantante famoso che se n'è andato poco fa, mi sembra. Che ha sempre fatto il pacchino all'inizio, mi pare. Ve ne parlerò a quelli delle 12 del martedì. Scusate la mini marchetta. Comunque, i ragazzi qua sono Mr. X e Bramoul. Seguite la musica di Mr. X, seguite il lavoro di Bramoul. Questa sarà l'ultima puntata di Cinevide Comics di questa prima stagione. Ma vogliamo raccontarvi anche un pochino le nostre novità per quanto riguarda la seconda stagione. Perché siamo a Firenze, nel senso, non siamo mai stati in giro per Firenze a registrare. E c'è un motivo. Perché la prossima stagione di Cinevide Comics sarà ambientata specialmente on the road. Yes. On the road. Esatto, ma con una caccia al tesoro al quale potrete tranquillamente prenotarvi contattando la pagina Cinevide Comics e sarà una caccia al tesoro per soli nerd. Esatto, hai detto tutto. Sì, ma promuovete nel senso. Se non partecipate alla caccia al tesoro, non ci fate. Poi dopo se veniamo lì a mettervi anche il premio. Aspetta, sono troppo buona in mezzo a voi, quindi vi lascio e fate questo, che questo da soli. Ok, allora, ricominciamo. Se non venite a fare la caccia al tesoro. Quindi si acquisisce il potere del volo e vi spinge. Comunque, definiamo un po' le novità di questo Cinevide Comics. Come ulteriori novità nel mondo di Cinevide Comics avremo delle rubriche dove faremo delle riprese vere e proprie nelle fumetterie, negozi di videogiochi, dove giocheremo alle ultime cose, negozi di modellismo per farvi vedere cos'è che va più e le cose che sono uscite, le ultime novità, e parleremo anche con ragazzi che sono fan e che comunque sia vivono il mondo delle fumetterie di questi posti classicamente nerd molto più di noi, magari, che noi siamo magari. Possiamo sapere un po' di più. Poi abbiamo anche l'intervista a un personaggio particolare su un argomento a piacere, sì, dove potrà sproloquiare di quello che vuole. Basta e non ci dà gli spoiler sui finali. No, quello vabbè, quello se non l'ammazziamo, gli seghiamo le gambe e via. Lo buttiamo, gli facciamo assaggiare il dito di X. Vero, vero. Ma finga. E poi comunque se voleste anche fare pubblicità attraverso il nostro programma siete i benvenuti. Sì, basta, ci contattate con un messaggino privato sulla nostra pagina, noi al più presto vi risponderemo, ma noi abbiamo il margine di risposta entro 4 minuti, mi sembra una cosa. Sì, no, una roba tremenda, abbiamo il rateo di 89%. Cioè, scrivete, contattateci e potrete entrare. Condividete a bestia le puntate della prima stagione. Perché poi anche poi, lì. No, più che altro perché poi uscirà un'edizione speciale di DVD Blu-ray. Quindi voglio dire, avrete. Valvo Media Group. Production. Valvo Media Group, sì, sì, sì. Quindi occhio. Stay tuned. Non perdetevi da sta cosa, assolutamente no. E non lo comprate pirata, solo originale. Basta con le. Ecco, ora siete tranquilli. Non è adesso a livello ho il dei mio nostri Duken. Ospiti, però. Adesso è il tuo Duken, ok. Ma sto Duken, come è venuto fuori? Ora stanno veramente. Allora, lui. All'inizio era veramente una scenetta, ma adesso abbiamo un intruso serio. Ciao. Ecco, e siamo qui con le rose a Firenze e Bramoul e Mr. X, sono tutta una rosa. Questa è proprio grazie, dimostrazione. No, anche quello sa di rose. Grazie. Lui ride. No, veramente. Dimostrazione no, che non abbiamo scritto niente, cioè scritto un cacchio, perché alla fine è tutto così. Naturale. Oddio, vedo un uomo con i risvoltini, sto svenendo. E le scarpe rosa. Ma aspetta, dov'è? Perché io ho talmente ribrezzo e non lo vedo nemmeno. Quello con gli pantaloni che sembra che ci sia abbia l'acqua in casa. Oh, scarpe rosa. Scarpe, cioè lo vedi, tutto vestito bene con le scarpe da ginnastica rosa. Ma perché? Siamo qui con Mr. X nella bellissima Firenze. Abbiamo già belle avuto due incursioni fantastiche, anche se non l'avevamo assolutamente
perfettamente programmate, tutte e due, ovviamente, cioè. Un classico. Sì, ha detto che non porterà mai più il portafoglio, se no, devo ingaggiare i venditori delle rose. Fare a questi livelli, no. Comunque, Mr. X, che cosa fai nella tua vita, oltre a tutto quello che è cinevide, comics, fumetti, come adesso stai facendo, sia il presentatore TV? Ho cominciato con la musica, anche se a dire il vero ho cominciato prima di tutto col cinema, ed è per questo che penso di essere un pochino più portato rispetto a mio collega sulla parte film e serie televisive. Ho sempre apprezzato di più il cinema e questo ramo dell'arte, ecco. Sento un odore non arrivarmi all'orecchio. Perché? Non lo so, sarà il vento. Che cazzo? Fischiare! Sì, sento fischiare dalla parte della telecamera. Che... Comunque, Mr. X, so che hai fatto un sacco di canzoni, ma alcune delle più famose ce le vuoi dire? Delle più famose? Duro. E l'hai cantata in qualche occasione speciale? Nei club, l'ho cantata al live che ho fatto come apertura per T-Pain, insieme al remix di Shell Shocked, e in tante altre situazioni, perché poi ce ne sono tante altre dove ho date particolari, insomma. Comunque, prima hai detto comunque che cos'era la musica per te e ci hai fatto piangere, ma vediamoci almeno qualche cosa. Davvero, vediamoci immediatamente un video. Dai, lancialo te. Ecco a voi, Duro. Señoras y señores, chicas y chicos, seres humanos, cuando nos vamos acercando a un nuevo milenio, la cosa se está preparando. Empújamelo completo. Bocca, ¿dónde estamos capitais stasera? Guardate. Vamos, sex. Un'altra serata latina. Allora, come la vedi stasera? Piena di luli, parali. Ecco. Dai. È strana maletta. Fosse per me non starei più in questo giro. C'è chi dice che io spacco, sono pacco, però tiro, ma non me la tiro, vado a giro, fumo troppo a questo giro, sbarbo il filtro da cui tiro, c'è la fiesta però spiro. Tu pensa alla droga che io penso a chi c'è in pista, preparo uno show mentre tu ti fai la mista, sto in fissa ragazzo, non sto rappando in frista, aspettami alla porta che c'è gente in lista. Intanto che la gente sta là fuori dal locale, mi impunto su due fighe, c'hanno voglia di ballare, guarda te come sto, c'ho due drink presi a sbaffo, però il terzo non l'ho preso perché non l'ho pagato. È la noce caliente, noi tiriamo gente, le fighe qua si muovono in maniera persistente, tu ci definisci come un niente, tutto fumo, noi spacchiamo tutto con il Big 01. E lei lo sente, c'è troppa gente qua, dimmi te dove si va, se sto scoppiando cielo. E lei lo sente, c'è troppa gente qua, dimmi te dove si va, se sto scoppiando cielo. Si fa calda perché qui decido io, porto a casa queste vacche, lo sa soltanto il Dio che farei, però qui non è finita, la serata è ancora lunga e sono alla conferma della tipa che lascia mi munga. Lascia fare Mr. X, sto bunga bunga, di sto passo c'è chi fa, sai la fine del Berlusca, la pista è calda, qua è pieno di hater, ricorda che significa il termine stalker. Lo faccio solamente se per me vale la pena, guarda quella figa dice d'essere di Siena, ma per me non conta un cazzo, può stare anche all'omazzo, se l'imbrocco fila bene giocherà col mio cazzo bro, paro una mucca al lazzo, per reo con la roba che passo, vai su con i flow, oh tira ancora un po', oh la tipa si ingrifa che se si finge tua amica però boh. E lei lo sente, c'è troppa gente qua, dimmi che dove si va, se sto scoppiando il cielo. Paso, que llegaron los maníacos repartiendo reggaetón pa' que tú subas los brazos porque somos generales. Ustedes son rasos pa' poder aguantar el poder de este batazo. Que vine con Yomegas y con mi interés. La gente está gritando, we the best, we the best. Le pregunto si le gusta y me dice yes. Por eso es que ella me llama pa' que le practique el sex. Agarre las mujeres que vine con el equipo. Ya no pagamos cuero ni pagamos a Fito. La foto de mi cara en Italia ya la han visto. Y me pide un besito, María de Filippo. Ya casi estoy firmando un contrato con la Sony. Y la fiesta del año en la casa de Berlusconi. Yo Omega se trancó en el cuarto con la honey, pero Mr. X haciendo money El negro siente, c'è troppa gente.
tutta. Allora, siamo qui invece adesso nella bellissima Firenze, sempre qui, non ci siamo mossi. Pensavo di essere a Trapani, scusa. Vabbè, è bello dirlo, scusa, è una città così bella, scusa, girati. Hai visto che panorama che c'è? Da quante gambe. C'è una voce fuori, cioè vedi che gli oduche non arrivano dalla parte della telecamera. Sì, sì, sì. Nel senso, sì. Non è che me li sogno, ragazzi, arrivano gli oduche. Voi si arrivano. Comunque, tramite un dito molto sfignoso. Sì, ragazzi, non avete idea di che cosa è stata questa settimana con... Storia di un uomo del suo dito. Sì, ma scriverò un libro su questo, veramente, ragazzi. Ve ne parlerò sempre a quelli delle 12, ma da loro, così almeno gli faccio una bella incursione alla Blitz. Ma avremo... Dice, ma scusa, tu fai il videomaker. Tutti i bambini sognano di diventare magari Zorro, non so, sognano, hanno dei sogni tipo voglio diventare ricco. Videomaker. No, vabbè, non era una cosa. Non era una cosa razzista. No, non faccio il nigga della situazione. Cioè, insomma, la domanda quale sarebbe, perché non mi ha avuto. Perché proprio il videomaker? Perché proprio il videomaker? Perché il videomaking, comunque il videomontaggio, è sempre una cosa che mi ha interessato moltissimo. E quindi l'ho voluto portare prima dal piano amatoriale e poi sul piano lavorativo. Perché tutti al periodo del liceo mi dicevano quanto tu li fa bene i video. E poi sono passato a farlo come lavoro. Allora, tanti pensano che comunque per fare un lavoro del genere schiocchino le dita e venga comunque sia così. Esatto, puoi spiegare un pochino a tanta gente che ci vuole tanto duro lavoro se si vogliono fare le cose in grande? Allora, appunto, per riprendere l'argomento che abbiamo detto prima in backstage, che ho fatto un workshop ad Agliana spiegando, cioè ad Agliana Moonlight Cosplay, è una fiera del fumetto, dove ho avuto spazio per fare un workshop dove parlavo appunto su come si diventa videomaker. Ma diventare videomaker è una strada non facile, appunto, perché bisogna tenere sotto mano un sacco di elementi, che dall'attrezzatura alla progettazione del video, e quindi è una strada lastricata di sangue, sudore e si sugna, come mi stanno suggerendo, proponendo dalla regia. E quindi nulla, è una strada che sicuramente sì, si può diventare videomaker col cellulare o youtuber col cellulare, fermo restando che comunque sia, se si vuole fare invece il videomaker, è tutta un'altra storia. Quindi bisogna avere l'attrezzatura giusta, bisogna avere un'impostazione giusta e le idee giuste nella testa. Grazie, questo era quello di cui avevo bisogno. C'è un video al quale sei magari più attaccato? Aficionados? Sì. Sicuramente il primo quello che ho fatto. Il primo che ho fatto, che si intitola Noi Truffati. E che dura però più di 20 minuti, non so se è il caso di mandarlo. Beh, mettiamo un pezzettino. Che è il primo video che abbia mai realizzato per tutto a 360 gradi, appunto. E un po' stile amatoriale, perché in realtà tutto a 360 gradi è nato come canale amatoriale, e ricordandolo, appunto. E niente, quindi è un servizio stile Le Iene. Lanciatelo. Guardatelo. Benvenuti al primo video di Tutto a 360 gradi News. Senza perdere tempo, vi illustro l'argomento di oggi. Una famiglia di Firenze è stata vittima di un raggiro, di una truffa. E adesso vi raccontiamo la loro storia. Nei mesi del 2012, era attenzione di mio marito, vede l'attività di autorimessa con lavaggio per poter intraprendere una nuova attività insieme al nostro figlio maggiore. Fin qua, tutto regolare. Allora, vedendo qua e là, niente, non ci sono stati risultati. Comunque è stata aperta questa attività di bar a maggio del 2012. È successo che agosto del 2012 è entrata una persona nel nostro bar e subito si è dimostrato molto affabile, voleva quasi aprire una società insieme a mio marito, perché il bar andava ristrutturato, e così siamo andati avanti con questo discorso fino alla fine d'agosto. Nell'intento di vedere l'attività,
diciamo che nell'autorimessa è venuto, cioè si è presentato una persona che a mio marito dicendogli potrei essere interessato io a comprare la tua attività, dice mettiamoci a tavolino e ragioniamone. Perfetto, quindi Marco ha trovato l'acquirente per il suo garage, così potrà andare a aiutare il figlio nel suo bar. Cosa è successo? È successo che questo poi è andato avanti il discorso anche con quello del bar, che lui si è un po' intromesso nella vendita della primessa. Sta a dire che ha iniziato a dire vendigliela a meno perché questa è gente mafiosa, l'idea nostra era di venderla a 160.000 euro, ma in realtà lui ci ha fatto calare il prezzo a 70.000 euro. Se non avesse dato a 70.000 euro questa autorimessa a questa persona, ci sarebbero state 5 bare pronte per noi. Si sa dove vanno i tuoi figli a scuola, vendi l'auto del tuo figlio perché tanto non lavora. È stato così fine da estorcergli addirittura quasi 12.000 euro in contanti a mio marito, dicendo che lui aveva visto un locale e fra l'altro ci eravamo cascate anche noi, aveva fatto venire quello delle luci, l'architetto per poter arredare tutto nella migliore maniera, e a forza di 1.000 euro alla volta è stato preso questi 12.000 euro e più non si sono rivisti. Allora, nel frattempo cosa è successo? Mio marito, intimorito da tutte queste frasi, cosa ha fatto? Ha dato il possesso a quest'altro delinquente che ha passato metà della sua vita in galera e ha dato il possesso al 25 di settembre, allora, senza titolo di niente, con solo 5.000 euro di caparra. Ricapitolando, Marco, proprietario del suo garage a Firenze, vuole vendere la sua attività per aiutare il figlio al bar. In quest'ultimo luogo ricevono la visita di un tizio, che chiameremo Mister 1, che gli propone l'affare di mettersi insieme in società, dato che lui è del mestiere. Nel frattempo al garage si fa avanti un possibile acquirente, questo lo chiameremo Mister 2. All'inizio il garage viene messo in vendita a 160.000 euro. Nonostante il prezzo sia competitivo, Mister 1 dice a Marco di abbassare il prezzo, prima a 100.000 euro, poi a 70.000 euro, inculcandogli il pensiero che Mister 2 potesse essere un mafioso. Oltre a questo, Mister 1, avvalendosi del fatto di essere un bravo consigliere, ha trovato un altro fondo da usufruire, chiamando addirittura arredatori, architetti, elettricisti, tutto per guadagnare la fiducia di Marco e Monica. La situazione si complica ancora di più quando Mister 1, con la scusa delle caparre, spilla a Marco la somma di ben 12.000 euro. L'estorsione è rafforzata con le minacce fatte al povero garagista, che non ha potuto fare altro che cedere il denaro e l'attività sua, con possesso immediato il 25 settembre 2012. Devo dire che noi abbiamo chiamato TG24, Italia 7, Tele 37, la Rai 3, abbiamo scritto a Striscia la Notizia, abbiamo scritto alle Iene, abbiamo scritto a quelli che si occupano delle estorsioni e SOS imprese. E denunce in rete. Non ci rispondono nemmeno. Si vede l'avviso di lettura sulla mail, oppure siamo andati direttamente, ci prendono gli esterni e poi non se ne sa più niente. Dopo circa una quindicina di giorni, 20, siamo, il mio marito si è legato in procura a Firenze, è andata a rilegarsi in Palazzo Vecchio. Adesso vi facciamo vedere le immagini fatte a Palazzo Vecchio quando Marco si è incatenato. Eccolo qui, all'esterno del palazzo, e i vigili già si accorgono di lui segnalandolo a chi di dovere. Gli vengono prese le generalità, e dopo poco viene da lui pure il signor Paolo Tarantino, della Polizia Municipale, che cura anche la segreteria del sindaco. Marco e Monica chiedono di essere ricevuti dal sindaco Renzi, che purtroppo non è presente in città. Che fatalità! Raccontatovi tutta la storia, Marco ha strappato al signor Tarantino e al portavoce di Renzi la promessa di essere ricevuti dal sindaco. Sentiamo cosa hanno ottenuto da questa giornata. Abbiamo, diciamo, ricavato da quella giornata, da quella mezza giornata che siamo stati in Palazzo Vecchio, che nessuno può aiutare, che il sindaco non, no, non, voglio non, non, non,
non possono, perché loro più di quello non possono intercedere neanche con la procura. Il sindaco non è mai a Firenze. Gli ho mandato non so quante mail, il suo ufficio è blindato. Lui è il primo cittadino di Firenze. Certo che lo è, ed ha pure l'obbligo di ascoltare tutti gli altri cittadini, dato che sono sul suo territorio. Ma da qualche tempo è stato tolto pure il mercoledì del cittadino, che serve appunto ai cittadini per farsi ascoltare dal sindaco. Il sindaco non ha poteri per intercedere alla procura per accelerare la loro vicenda, ma può organizzare controlli più ferrati, più tempestivi, contro persone come queste. Dicevo, quindi siamo arrivati a fine di questa prima stagione di Cinevideo Comics. È vero, è volato proprio il tempo, giunta. Ma ora tanto siamo liberi, abbiamo le ferie, abbiamo... Ci sarà da pensare alla seconda stagione. Seconda stagione, ci sarà tanto lavoro da fare, ma da qui a settembre cioè... Quindi che si fa nel frattempo? Si beve. In effetti è una bella idea, andiamo vai. Offrite, è vero? No. Come no? No. Parte l'intervista. Dunque, siamo qui con Mr. X adesso e... Bramol? Mr. X? Dove... Adoken! Sono andati adesso, ma io boh! Cioè,